A casa di Apicio oggi cuciniamo la carbonara, piatto tipico della cucina di Roma e ospite speciale Sanne. Che cosa facciamo adesso? E Tagliamo questi a pezzettini. che cos'è questo? Guanciale. Il guanciale. E qui abbiamo una bella fetta di guanciale alta mezzo centimetro e tagliamo a cubetti da un centimetro. Adesso vediamo Perfetto. E che ci mettiamo dentro? questi. E che sono quelli? E il guanciale senza olio. Come devi diventare sto guanciale? Croccante, bravissimi. Adesso che facciamo? Siamo altri 5 centesimi grandi. Oh, 350 grammi di spaghetti. Gli spaghetti. Per? 4. Ok, mentre il guanciale sfrigola in acqua bollente salata, mettiamo i spaghetti. Il guanciale piano piano cuoce e noi ci andiamo ad occupare delle uova. Com'è? Pecorino. Pecorino. Adesso grattiamo il pecorino. Il pecorino ci va dentro la carbonara, non il parmigiano. Adesso Sanne ce lo gratta. Bravissimo. Un uovo a testa. Iniziamo. Ecco l'altro aiutante di Babbo Natale. Iniziamo a sbattere le uova e poi qui metteremo parte del pecorino. È una bella grattata di pepe. Qui si lavora alacremente mentre uno gratta, l'altro sbatte e noi ripetiamo un po' gli ingredienti. Allora, gli ingredienti per 4 persone sono un uovo per ogni commensale, 200 g di guanciale, 100 g di pecorino, pure 150, che Sanne sta arrivando alla fine della grattugia. Poi sale quanto basta, attenzione perché il guanciale è già bello saporito. E infine, ultimo ma non ultimo, il pepe, importantissimo. 20 minuti e siete in tavola. Facci vedere quanto ne hai grattato. Wow! Di qua abbiamo bello che è sbattuto le uova. Quindi mentre l'acqua, abbiamo messo gli spaghetti, il guanciale sta rosolando, noi prepariamo l'ingrediente principale della nostra carbonara, le uova. Ci mettiamo il parmigiano, circa 70 grammi, e poi ci mettiamo un po' di pepe. Poi sbattiamo bene. Tu. Dai. Non ce l'ho dato. Nel decalogo della carbonara, tra 10 comandamenti troviamo: usa sempre il guanciale, se volevamo il bacon andavamo in America. Poi, mi raccomando, né olio né burro né strutto, ha da fa spurga il guanciale. E guardate come spurga. Per gli spaghetti teniamo 4 cucchiai di acqua di cottura. Allora, mettiamo i spaghetti, guarda Sanne, mettiamo i spaghetti nel guanciale, poi ci E due mettiamo, spaghetti nostri? mo te li faccio, i 4 cucchiai di acqua di cottura, puoi mescolare, vai. Il gatto cucciolone, il gatto Oggi è un po' così, va. Allora, mettiamo questo che hanno vai. già bello mescolato, sono buoni? Lui si mangia bianchi intanto, eh? Dai, mescola! Vabbè, mescolo io. Ok, e lui. Mescoliamo insieme. Allora, non deve venire affrittata, deve venire una bella crema. L'abbiamo messa nella padella col guanciale. No, non lo prende che brucia. È buono. E che devo fare? Ah, li assaggiamo già nella pentola.
Come sono giochi? Scottano. Te l'avevo detto. E adesso una bella cremina, ce li andiamo a gustare. Una grattata fresca di pecorino e abbondante. E poi finiamo con una generosa grattata di pepe. E ora l'assaggio. Sa magniamo sta carbonara, e se qualcuno c'ha qualche dubbio, a casa da Picio siamo romani de Roma. Buon appetito!